preparativi procedono, le previsioni non lo dico, però lo sapete voi, quindi direi che siamo tutto a posto. Certamente se ci fosse stato bel tempo sarebbe stato meglio, però stamattina ho controllato tutti i lavori e siamo in linea, quindi non c'è nessun problema. Il piano che abbiamo visto, secondo me, che abbiamo preparato, funziona bene. Sabato mattina lo faremo vedere a tutti i cittadini di Nervi e non abbiamo fatto ancora l'ordinanza, non perché non sia pronta, ma perché vogliamo avere l'incontro con i cittadini e vedere se questo va bene o no. Siamo in tempo per fare durante il weekend qualche cambiamento, l'ordinanza la faremo lunedì o martedì al più tardi, però vogliamo proprio che sia controllata e rivista dai cittadini nerviesi, che sono quelli che poi subiranno il maggior impatto. Allora, ci sono dei numeri nel comunicato stampa che non mi ricordo perché sono troppo grandi, intenso, mi sembra, se non sbaglio, 400.000 fiori, una cosa di questo tipo. Sono numeri stratosferici. Il numero più stratosferico in assoluto è l'estensione, penso che sia l'euroflora più grande. Io adesso non sono un esperto, certamente qui a Genova è la più grande in assoluto in termini di estensione, quindi queste sono cose ottime. Il numero dei visitatori, sapete qual è il nostro target, ora come ora abbiamo superato i 100.000 biglietti presi già in prenotazione, cosa che nell'edizione del 2011, se non sbaglio, erano 11.000 i biglietti comprati, erano altri tempi, la gente su internet lavorava di meno, adesso non voglio fare, sono paragoni che non vanno bene, però questo vuol dire soltanto che stiamo facendo, che anche la prevenda sta andando molto bene. È una manifestazione a cui Regione Liguria ha dato il suo contributo partendo proprio dalla base, ovvero destinando una parte del suo fondo strategico proprio per il ripristino dei parchi di Nervi, quindi per rendere agibile e per permettere di fatto che si realizzasse questa manifestazione, ovviamente con un intervento che rimane nel tempo e che quindi riqualifica un'area, ovviamente nello spirito di rendere sempre più attrattiva questa città e il paesaggio della regione. Quindi è un intervento che va sicuramente a permettere la realizzazione dell'Euroflora, ma che poi, diciamo, i genovesi, i liguri, i turisti si godranno nel tempo, e quindi da questo punto di vista è assolutamente un impegno importante. Poi c'è stato il contributo ovviamente dell'assessorato all'agricoltura per quanto riguarda la collettiva Ligure e poi ci sono tanti spunti, pensare ad esempio che all'interno di questa esposizione ci sarà anche la galleria di arte moderna e quindi un connubio forte tra fiori, cornici floreali e quadri, è qualcosa credo di bello che dimostra in maniera tangibile come cultura e, diciamo, florovivaismo e evento sono un tutt'uno. E poi personalmente mi fa piacere che dall'Istituto Regionale di Floricoltura, oltre all'esposizione di Itala, di cui già abbiamo tanto parlato nel tempo, ci sarà anche Francesco, che è il fiore che è dedicato, diciamo, è diventato il simbolo contro la violenza sulle donne. Sono tanti spunti che fanno capire come Euroflora sarà qualcosa di molto sfaccettato e qualcosa che sicuramente andrà a implementare la campagna della mia Liguria e che a pieno titolo si inserirà negli eventi che saranno promossi dalla nostra regione. È un evento che gira per tutta la città e che trasforma la città di Genova per 2 settimane nella città veramente della natura, dei fiori e della sostenibilità ambientale. Alla Lanterna ci saranno numerosi eventi che per i bambini, storie che riguardano i fiori, la natura, apriremo alcuni dei giardini più belli dei Palazzi dei Rolli e poi all'interno dei vari territori ci saranno delle feste, invece delle animazioni proprio di quartiere, quindi cerchiamo di raccontare anche a chi visiterà Euroflora l'opportunità di visitare anche altri quartieri di Genova vivendo queste Euroflora Weeks, quindi 2 settimane di fiori e di natura.